ragazzi e benvenuti su Gastro Drums. Oggi vi voglio parlare di lettura e voglio fare sì che tutti, chiunque, possa incominciare a leggere qualsiasi cosa. Nel senso, molte volte mi parlate della lettura e mi dite non riesco a leggere niente, oppure voglio fare lo stick control ma non riesco a leggere gli esercizi che ci sono, quindi mi puoi dare una mano? Sì, vi do una mano. Questo esercizio vi serve apposta per capire come leggere certe cose e per riuscire a capire come fare ad andare appunto a suonare degli esercizi, perché poi noi ci troviamo dei libri davanti, ma se non sappiamo leggere diventa difficile leggere questi libri. Quindi oggi vi voglio dare appunto un primo spunto e vi voglio spiegare come leggere in sedicesimi. Prima di tutto vi dico che c'è questo PDF scaricabile gratuitamente sul sito Gastube, quindi qui sotto in descrizione andate sul sito Gastube. Se siete già registrati, iscritti, potete scaricarlo tranquillamente, altrimenti dovrete solo un secondo iscrivervi sul sito e poi potete scaricare il PDF. È completamente gratuito. Sono 4 pagine e dopo vi faccio vedere come funziona. Ma prima di tutto, sigla. Oltre a scaricare il PDF, come vi ho detto prima, a iscrivervi al canale, a cliccare sulla campanellina, andare sui miei social Instagram e Facebook e iscrivervi anche alle live che ci sono, che sono molto molto interessanti e sono completamente gratuite per ora, quindi approfittate di questo momento in cui ci sono le live gratuite, direi di partire subito. Allora, come funziona la questione lettura? Spero che la telecamera sopra funzioni, ma controllo. La cosa importante per quanto riguarda la lettura è basarsi su questa tabella completa in sedicesimi. In pratica, tramite questa tabella noi andiamo a vedere ogni cellula ritmica, nel senso la cellula ritmica è un insieme di note che forma un quarto. Come sapete, la battuta è formata sempre da 4 quarti, o comunque sempre da 4 quarti no, ma nel 95% delle volte una battuta è da 4 quarti. Da 4 quarti significa che questa battuta ha 4 pulsazioni: 1 2 3 4, poi ripete 1 2 3 4. Ogni cellula ritmica che vedete qua, ogni riga in pratica è formata da 4 cellule ritmiche, perché ogni cellula ritmica dura un quarto. Quindi ad esempio i 4 sedicesimi sono una cellula ritmica e durano un quarto. Questi qua sono i 4 sedicesimi. Ovviamente per riuscire a fare una battuta completa come c'è scritto qui dobbiamo scriverla per 4 volte. E i 4 sedicesimi sono un po' la base di tutta la lettura in sedicesimi, perché quello che poi andremo a fare andando a leggere qualsiasi altra cellula ritmica è quella di suonare solamente alcuni di questi 4 sedicesimi, mentre gli altri sedicesimi rimanenti, quelli che non suoniamo, saranno delle pause. Quindi in pratica andiamo a vedere qualcuna di queste possibilità. Partiamo da questo primo foglio qui, l'altro lo metto di qua. Allora, per prima cosa, come vi ho detto, abbiamo i sedicesimi. Sedicesimi significa che se il tempo, cioè tra virgolette il metronomo, vi consiglio all'inizio di fare questo esercizio col metronomo, prima cosa, sedicesimi completi. Cosa vuol dire? Che se il tempo è questo, noi avremo questi sono i sedicesimi, e in questo caso non avrò nessun tipo di pausa, avrò tutti i sedicesimi, dovrò suonare tutti i sedicesimi dentro tutta la battuta. Dopo, se andiamo sotto, andiamo a vedere il quarto. Il quarto, in realtà voi mi direte sì, ma il quarto non è un sedicesimo. È vero, però come potete vedere da queste righette che ci sono qui sotto, che ovviamente ci sono anche poi nel vostro PDF, suonare un quarto significa come suonare il primo colpo del sedicesimo e andare a fare 3 pause. Attenzione però che questo è solo batteristicamente parlando, perché il quarto in realtà è una nota lunga, nel senso se un sedicesimo da solo vale ta e basta, un quarto varrà ta. Però batteristicamente parlando vi può aiutare molto il fatto di pensare a un quarto come suonare il primo colpo, che corrisponde al primo colpo dei sedicesimi, e poi andare a fare 3 pause. Come vedete, in questi 3 punti non c'è niente, anche se sopra ci sono i sedicesimi, quindi queste sono pause. Il quarto suonerà insieme al metronomo. Ta, 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 ta. Per quanto riguarda la terza riga, invece, noi avremo una pausa di sedicesimo, un ottavo puntato. Vi consiglio di studiarvi, tra virgolette, a memoria tutte queste varie possibilità.
curiosità, perché sono le cellule ritmiche che vedrete di più, quindi deve essere un po' una sorta di memoria fotografica, nel senso ogni volta voi vedete una cellula ritmica e sapete che quella cellula ritmica corrisponde a un certo suono, nel senso a una certa ritmica. Quindi studiatene una per una all'inizio, cioè ad esempio se voi guardate la terza riga abbiamo la pausa di sedicesimo più ottavo puntato. Ottavo puntato, poi non posso dirvi mille cose qui perché sennò dura 3 anni il video, ma l'ottavo puntato ha valenza 3 sedicesimi, quindi vale come 3 sedicesimi. Poi se vi interessa scrivetemi qui sotto che magari facciamo una live apposta sulla lettura, così potrebbe essere interessante. Comunque, detto questo, la pausa di sedicesimo è in corrispondenza del primo sedicesimo, fate sempre affidamento a tutti questi 3 sedicesimi, è in corrispondenza del primo sedicesimo, mentre la nota che dovremmo andare a suonare sarà in corrispondenza del secondo sedicesimo. Questo cosa significa? Questo significa che per leggere questo tipo di cellula ritmica voi dovrete cantare questi 4 sedicesimi, ma di questi 4 sedicesimi suonerà solamente il secondo, perché questa è l'unica nota in corrispondenza con il sedicesimo sopra. Se i sedicesimi completi sono ta 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 ta, questo qui suonerà ta, suonerà solamente il secondo sedicesimo. Vi consiglio all'inizio di cantarvi anche le pause, nel senso cantatevi le pause dicendo un oppure dicendo quello che vi viene comodo e la nota dicendo ta, quindi in questo caso dato che c'è pausa, nota e poi niente, quindi come fossero tra virgolette due pause sempre solo batteristicamente parlando, sarebbe un ta un un, quindi se i sedicesimi sono ta 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 ta, questa terza riga sarà unta 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 unta, senza dire un ta 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 ta. Però è importantissimo che voi lo diciate quell'un o comunque vi cantiate la pausa diversamente da come cantate la nota, perché altrimenti rischiate di non fare pause e note giuste, rischiate di fare una pausa troppo lunga, una nota troppo corta. Quindi invece se voi fate unta 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 unta, andate sempre a fare i sedicesimi completi, quindi in questo modo siete sicuri di fare tutto giusto col tempo giusto. Questo vale per tutte, ad esempio nella quarta riga suonerà solamente il terzo sedicesimo, quindi quando voi vedrete pausa di ottavo, ottavo, pausa di ottavo, ottavo, dovrete fare un ta, un ta, un ta, un ta. Quando vedrete questo dovrete fare 3 pause, una nota, un ta, un ta, un ta, e così via. Poi cominciamo a fare le 2 note, funziona con tutte nello stesso modo, sia con questa pagina sia con questa pagina, funziona tutto nello stesso modo. Prendiamo ad esempio questa, questa qua, stoppate il video e provate a dire voi quali note dobbiamo andare a suonare qui e quali pause, quante pause e quante note. Stoppate il video adesso. Adesso vi do la soluzione. La soluzione è che praticamente questa pausa di ottavo vale 2 sedicesimi, ovviamente qui la teoria poi bisogna un po' studiarla. La pausa di ottavo vale 2 sedicesimi, quindi noi avremo 2 sedicesimi vuoti e poi andremo a suonare terzo e quarto sedicesimo, quindi avremo 2 pause da sedicesimo, un ta ta. Un ta ta. Sul metronomo senza le pause sarà così. Ta 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 ta. Tatta, 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 tatta. Adesso ad esempio ho detto u al posto di un, potete dire quello che volete. Proviamo a farne una ancora a 3 note e una pausa, quindi, perché devono sempre essere 4 cose, poi pause o note, però devono sempre esserci 4 cose. Prendiamo ad esempio questa che secondo me è una delle più difficili, sedicesimo, ottavo sedicesimo e poi ovviamente la stessa cosa come vi ho detto si ripete per 4 volte. Qui avremo, anzi facciamo di nuovo come prima, cosa avremo? Stoppate. Allora vediamo se avete indovinato. Sedicesimo, ottavo, quindi primo e secondo colpo. L'ottavo vale 2 sedicesimi, quindi è come se avessi una nota all'inizio più una pausa da sedicesimo dopo, quindi suonerò primo, secondo sedicesimo, il terzo sedicesimo sarà una pausa, il quarto sedicesimo sarà una nota. Quindi ta 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 ta.
Stessa cosa ad esempio per l'ultimo. L'ultimo avrà il primo sedicesimo che è una pausa e poi gli altri tre sedicesimi. Vi ricordo che tutto questo è completamente scaricabile. Fatelo perché vi aiuta tantissimo. Oggi ve l'ho fatto per i sedicesimi, ma può funzionare per tutto, per le terzine, per le sestine, per qualsiasi cosa. Quindi questo è, ragazzi, io vi consiglio di scaricarvi questa tabella, più che altro perché appunto, raga, è gratuita. Probabilmente arriveranno delle lezioni live proprio sulla lettura. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti se vi può interessare, perché comunque la lettura, ragazzi, è una cosa veramente molto importante, non tanto per fare vedere che siamo bravi a leggere eccetera, ma proprio per una cosa personale, perché alla fine, se noi vogliamo studiarci qualcosa da soli, se vogliamo studiarci un metodo, dobbiamo sapere leggere almeno un minimo per capire che cosa si dice un certo metodo. Se vogliamo scriverci il pezzo che abbiamo suonato con la nostra band, dobbiamo saper leggere per saperlo scrivere. Quindi la lettura serve per tante cose, appunto, come vi ho detto, non serve essere dei super maghi della lettura, ma saperne almeno un pochettino, saper leggere almeno qualcosina, secondo me non fa male. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, di questa tipologia di video, anche che è un po' più istruttiva e un po' più seria tra virgolette, però che secondo me può essere sempre d'aiuto. Quindi fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate, lasciatemi un like se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, andate sul sito GasTube e se non siete ancora iscritti iscrivetevi, così almeno avete la possibilità di scaricare questo PDF con questa tabella completa in modo gratuito. E io direi che possiamo finirla qua, quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.